serie in esclusiva. FBI! Dai produttori di Con Air, di CSI e de La maledizione della prima luna. Senza traccia. Una squadra di specialisti, una missione: ritrovare persone scomparse. È il nostro lavoro. Preferibilmente vive. Senza traccia. La serie TV che ha conquistato l'America arriva finalmente in Italia. Una volta che avremo saputo chi è, sapremo probabilmente anche dove. Da sabato 11 settembre, in esclusiva su Rai 2. La mia prima casa era di cartone e si affacciava sulle gambe di mia madre. Un cortile che suonava di mezze parole, strati di rumori. Poi decisi di andare a vivere in città. Così ho aperto altre finestre per buttare un occhio sui polpacci e le scarpe di passaggio. Il Terzo Anello presenta L'Era Urbana, un programma di Marta Francocci. 9, 10, 11 settembre dalle 18 alle 18.45 su Radio 3, in diretta dalla Nona Mostra Internazionale di Architettura. Buonasera, eccoci ancora insieme per un aggiornamento della situazione. Nel corso dei prossimi giorni la pressione tende ad aumentare su tutta l'Italia, in particolar modo le regioni centro-settentrionali. Avremo delle correnti dal fine settimana da nord-est, quindi un grecale, e ci attendiamo una diminuzione delle temperature sul versante adriatico. Le immagini del satellite ci mostrano ancora oggi un'area di alta pressione che ha interessato tutta l'Italia. Ci sono delle aree nuvolose che dall'Atlantico si portano verso Levante, ma interesseranno solamente il settore alpino marginalmente. La previsione per la giornata di domani: un cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso su tutte le nostre regioni, però potete vedere che dal quadro abbiamo evidenziato delle locali piogge sull'Appennino meridionale e sul settore alpino. Questo perché nel corso del pomeriggio nubi a sviluppo verticale si formeranno in prossimità dei rilievi e su queste zone non escludiamo possibilità di qualche locale precipitazione. Venti in prevalenza settentrionale, ancora localmente mosso il mare di Sardegna, l'Adriatico meridionale e lo Ionio, poco mossi gli altri mari. Che cosa accadrà nel giorno di sabato? Vediamo il quadro successivo, che ci mostra ancora una giornata all'insegna del cielo sereno poco nuvoloso. Troveremo qualche nube in più al sud della nostra penisola, ma senza precipitazioni, mentre qualche addensamento sul settore alpino, questa volta in particolar modo sul settore centro-orientale, associata a delle locali piogge nel corso del pomeriggio, ma nulla di particolare. Per il resto notiamo una prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso. Venti ancora settentrionali, mosso l'Adriatico meridionale, lo Ionio, localmente mosso il Tirreno. Poi nel corso della giornata i venti tenderanno a disporsi da nord-est sulle regioni adriatiche. Concludo con le temperature. Per domani sono previste ancora in lieve aumento su tutte le nostre regioni, mentre la giornata di sabato, a causa di questi venti di grecale, tenderanno a diminuire sulle regioni adriatiche. È tutto, ci rivediamo domani. Meteo 2, con la partecipazione di Rotary Spumante Metodo Classico. ¿Y usted cómo se llama? Pedro Machuca. No escucho, más fuerte. Pedro Machuca. ¡Más fuerte! ¡Pedro Machuca! Machuca, al cinema. Dopo Save the Last Dance, Julia Stiles. In una storia da favola. Mio padre ha deciso di cedere la sua corona a me. Che tutte le ragazze. Quindi tu stai per diventare re? Sognano. Un principe tutto mio, dal 27 agosto al cinema. Mare dentro, dal regista di The Others, una storia vera, un'intensa interpretazione di Javier Bardem. Ramon, perché morire? Io lo rivaglio! Sono specializzato in tecniche della fecondazione. Da una cellula possiamo creare un nuovo feto. Cioè un clone. Il suo sogno si è avverato. Dio!
per lasciare il posto. Io sono morto. Al peggiore. Ah! Va tutto bene, mamma. Degli incubi. Robert De Niro, Rebecca Romijn-Stubbs. Adam! Adam adesso non può uscire a giocare. Godsend, dal 10 settembre al cinema. Ben Stiller. Ah! Owen Wilson. Mi devi dire quale vuoi, dobbiamo metterci d'accordo. Io preferisco le bionde. Ok, tanto a me vanno bene tutti. Due poliziotti a caccia di cattivi. Conosco gente che conosce della gente che ha rapinato della gente. Starsky e Hutch. Era l'ora felice dell'assalto e del bacio. L'ora dello stupore che ardeva come un faro. Pablo Neruda. Machuca, al cinema. La sua forza sconfiggerà un impero. Il suo coraggio unirà un popolo. Hero. Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambino? Quanti non ne vuoi più dire? Dal 27 agosto al cinema. Vuoi sapere come Bush ha vinto le elezioni? Vuoi conoscere i legami fra Bush e Bin Laden? Vuoi scoprire le vere ragioni della guerra in Iraq? Fahrenheit 9/11, il film che ha battuto ogni record di incasso. Al cinema dal 27 agosto, il giorno della verità. Crisi, la mia nuova guardia del corpo. Gli ha dato una ragione per ricominciare a vivere. Ida! Ida! Farà più giustizia a lui che 10 anni di lungaggini dei vostri tribunali. Cosa potete fare? Ucciderò tutti. Man on Fire, il fuoco della vendetta. Tesoro, respira. Respira, amore, respira. Nell'Afghanistan di oggi, due bambini vivono di espedienti. La mamma è in prigione e il carcere è il loro unico riparo. Per amor di Dio, lasciateci entrare dalla nostra mamma. Andatevene, non tornate più! Se volete entrare in carcere, dovrete farvi arrestare! Per rivedere la madre, saranno costretti a rubare. E sarà un capolavoro del cinema italiano a metterli sulla strada giusta. Al ladro! Prendetelo! È un ladro di biciclette! Piccoli ladri, da settembre al cinema. Jimmy, non sparare, sono io, Oz! Lo so! Cosa ci fai qui? L'Aslo Gogola che è venuta a casa mia! Qualcosa ha obbligato Jason Bourne a smettere di nascondersi. Collaborerà in un modo o nell'altro. Dov'è diretto? Scendete, abbiamo qualcosa. Servono cecchini, militari, qualunque altra cosa. Non mi interessa quello che ci vuole. Prendete Bourne. Dov'è? Dietro di voi. The Bourne Supremacy, dal 24 settembre al cinema. Il Prix Italia in Sicilia per un magico incontro. La bellezza dell'isola ospita il meglio dei programmi di radio e televisione provenienti da 45 nazioni. A Catania e Taormina dal 12 al 18 settembre. Prix Italia premia la qualità del mondo.
e dal mio amico Gabriele. Suonano, siamo della banca, dobbiamo fare una promozione. Entrano, gli fregano tutta la pensione e si infarabutti. Ha chiamato la polizia? E da Rosa, due belle ragazze, mentre una parla, l'altra va in bagno e gli prende tutta anche la fede del marito. Ma ha chiamato la polizia? E da Aldo, siamo due tecnici del gas, incredibile. Neanche lui ha chiamato la polizia. Bisogna fare il 113. Da retta, Alfio. Chiama il 113. Un attimo e siamo da te. Aiuta la polizia. Entra anche tu nella squadra. Se hai un dubbio, chiama il 113. Buonanotte. Scopriamo quali saranno i programmi che Rai 2 vi proporrà domani. Alle 7 si comincia con i cartoni animati di Go-Kart Mattina, per poi passare al Telefilm Girlfriends e al TG2 Notizie e Dossier. Alle 11.20 due episodi di Il Tocco di un Angelo. Alle 13 il TG2 con le ultime notizie, poi il TG2 Costume e Società e TG2 Medicina 33. Maria Teresa Ruta e Monica Rubele alla guida del talk show L'Estate sul 2 torneranno alle 14, mentre alle 15.30 ritroverete i telefilm Roswell e Stargate. Dopo il TG2 Flash alle 17.15 nuovi cartoni animati, seguite dalle notizie del TG2 delle 18. Alle 18.40 Art Attack. Alle 20 le avventure degli amici del Warner Show. E dopo il TG2 delle 20.30, in prima serata, un nuovo episodio della fiction La stagione dei delitti, che vi ricordo è consigliato ad un solo pubblico adulto. Dopo il TG2 delle 22.55, Follia Rotolante, presentato da Eleonora Casalegno. Buonanotte a tutti. Thank you.